Siamo con Giovanni Romeo, responsabile commerciale della cantina sociale Alto Belice di San Cipirello, che con diciamo, 4 gran menzioni su 6 vini presentati al Vinita li conferma, ecco, la qualità che le cantine sociali riescono a fare oggi. Diciamo, siamo passati quindi dal vino sfuso, ecco, alla qualità. Ma per resistere in questa, diciamo, battaglia di un mercato così aggredito dalla concorrenza, l'unica strategia possibile di portare avanti è qualità-prezzo, allora ecco perché abbiamo puntato sulla qualità. E quindi ecco, i vostri soci sono oltre 600 per un totale di 1600 ettari, ecco, quindi voi già date delle indicazioni ai vostri soci su come coltivare la vite? Assolutamente sì, infatti l'azienda è strutturata a partire dall'agronomo, gli enologi e tutta la filiera, perché il vino non si fa solo quando arriva in cantina, ma già parte dalla vite. Le conferme del mercato ne avete avute in questo Vinita di 2010? Certo, noi siamo un'azienda in crescita, quest'anno chiuderemo sicuramente con i contratti a 1 milione di bottiglie contro le 600.000 dell'anno scorso, e pensiamo di arrivare con un grande progetto a quello che auspichiamo, i 2-3 milioni in 3 anni. Voi producete non solo bottiglie ma anche bag in box? Sì, perché abbiamo cercato di mettere a disposizione un veicolo quale il bag in box per mettere un vino di qualità a portata di tutti in un mercato che certamente è in crisi, una crisi mondiale, una crisi economica, e che tanta gente non si può permettere di comprare una bottiglia di vino 10 euro, allora noi in un bag in box con 1,50 euro riusciamo a mettere a disposizione un litro di vino, di buon vino, a portata di chi non può comprarselo 10-15 euro. Voi avete investito molto in cantina, insomma, sulla linea, sul raffreddamento del vino, avete vinto una gran menzione anche per un Grillo 2009 che mi pare sia l'ultimo arrivato di casa Alto Belice. Oltre la gran menzione abbiamo preso un concorso nuovo in Sicilia, il primo concorso, come prima uscita la medaglia d'oro. È un vino che è sicuramente una qualità che il mercato sta richiedendo e che noi puntiamo con l'ultimo OCM, cioè pensiamo che almeno 100 ettari di vigneto verranno riconvertite a Grillo, proprio perché il mercato lo richiede, ma non solo il mercato, sta trovando anche un riscontro nel mercato europeo. Un altro premio l'ha vinto anche il Nero d'Avola 3 Re, che è la vostra linea top, quella che va alla ristorazione. Sì, oltre ad essere una linea, diciamo, top, il 3 Re è la Docche Monreale, che rimarca molto ma molto il territorio, il nostro territorio. 3 Re è un vino riserva che ha riscontrato non solo questa menzione, ma già 2 medaglie d'oro nelle 2 presentazioni precedenti al Gran Gala che si è tenuto a New York in USA. Una conferma, insomma. Assolutamente sì.